zio, il congresso Morella, che è un nostro prezioso consigliere segreto. Quindi questo segreto però no, perché lui mi dà delle illuminazioni, lui parla poco, però quando nella speranza che anche dei nostri sarebbe un onore. Buonasera a tutti, sono lieta di essere qui stasera per intervenire e parlare, presentare un libro di fiamme, quindi vi ringrazio tutti. E inizierei proprio nel parlare della, credo che parlare della fiaba oggi sia, forse può sembrare anacronistico, nel senso che siamo, se le fiabe sono testi destinati ai bambini, oggi i bambini sono molto presi da oggetti tecnologici, strumenti multimediali, quindi sono attirati da questi oggetti che fanno parte della loro quotidianità. E allora appare difficile a volte catturare la loro attenzione con altro, e in particolar modo con un libro. Però se pensiamo al successo che hanno avuto, che hanno ancora i libri di fantasia, del genere fantasy anche, che poi sono trasportati al cinema, comunque con film di animazione, ci rendiamo conto che ancora oggi, e soprattutto per la fascia d'età dell'infanzia fino all'adolescenza, questo argomento fantastico, il testo fantastico, i personaggi immaginari, diciamo tra reale e immaginario, fanno ancora tesa sui giovani, sui ragazzi. E che cos'è scrivere, che cos'è narrare? Scrivere fiabe vuol dire appunto abbandonarsi alla fantasia, come ci suggeriva l'autrice, ed è anche un bisogno primordiale dell'uomo. La fiaba è nata con l'uomo, il desiderio di raccontare è qualcosa che non ha tempo, e forse fa parte un poco dell'inconscio. Ognuno di noi ha bisogno di raccontare qualcosa per sublimare le proprie paure, per rispecchiarsi in personaggi e quindi rispecchiare un po' quello che è l'alter ego. Ma è anche il bisogno dell'uomo, è anche quello di ascoltare fiabe, ascoltare racconti, narrazioni, perché con l'ascolto si crea un legame, e narrare è anche un po' educare, si educa narrando. Quindi credo che leggere una fiaba oggi sia una buona abitudine, che debba tornare ad essere un momento intimo tra genitori e figli in casa, ma anche a scuola, che debba trovare lo spazio a scuola tra insegnante e alunno, proprio per far sperimentare ai ragazzi il piacere della lettura, a volte vista soltanto come un obbligo. Invece appunto creare situazioni per cui la lettura non è valutata, non è oggetto di stress, ma soltanto piacere, un piacere di leggere. Spesso è confusa la fiaba con la favola. Entrambi appartengono sempre. La favola e la fiaba appartengono al genere narrativo fantastico, entrambi. Hanno degli aspetti in comune, ma anche delle oggettive differenze. Prima di tutto, sicuramente possiamo dire che la favola ha una storia molto più semplice, i fatti si svolgono in modo più rapido, e i protagonisti della favola sono gli animali. Sono gli animali parlanti, che quindi impersonificano vizio e virtù dell'uomo. È una morale che può essere esplicita o anche implicita, ma di solito esplicita. La fiaba generalmente anch'essa ha una morale che rimane implicita, e magari ha tanti significati che non vengono esplicitati, ma comunque possono essere rintracciati.
La fiaba ha un intento educativo sicuramente, perché affronta temi, tematiche, molto spesso si concentra su momenti particolari, che possono essere momenti di crescita, di maturazione, momenti di cambiamenti, quindi possono raccontare situazioni che vivono i bambini, che vivono anche gli adulti, quindi momenti di disorientamento. Ed è proprio così che inizia la narrazione, perché i mondi incantati di Stella Simoniello hanno una voce narrante, quindi hanno un narratore che è un narratore extradiegetico, cioè un narratore che sta fuori la storia e che quindi con la sua voce accompagna tutta la vicenda, guidando un po' il lettore e anche l'ascoltatore. La narratrice in questo caso è Scatella. Questo nome così particolare ricorda un po' una scintilla, una scatella, forse una scintilla. Io ho pensato a quello. Quindi, sono già sta pensando a dove andrà a finire. La scatella quindi dovrebbe essere qualcosa che porta luce. Allora il narratore dovrebbe illuminarci, ci illumina nel cammino della storia, indicandoci i fatti che forse incontreremo, o ricordandoci fatti già accaduti precedentemente o che avvengono in modo molto contemporaneo. La narratrice usa un linguaggio semplice, che è un linguaggio tipico della fiaba, perché la fiaba è rivolta appunto ai bambini, quindi deve avere un linguaggio semplice, composto anche di formule ricorrenti, perché abbiamo le fiabe iniziano sempre con c'era una volta, e in un tempo lontano lontano, insomma deve, il tempo e lo spazio dei testi fantastici è sempre un tempo e uno spazio indeterminato. La peculiarità della fiaba è sicuramente anche la magia. E in questa fiaba ce n'è molta, infatti sono regni incantati, ci sono castelli incantati, foreste incantate, cioè la foresta è il giardino incantato. Gli altri personaggi infatti sono proprio le fate, i folletti, gli gnomi, e sono tutti personaggi che nascono dalla fantasia, che avvicinano molto i bambini, e devo dire che le illustrazioni in particolare attirano moltissimo l'attenzione, sono quello che i bambini guardano prima di tutto, quindi sono bellissimi, il libro è pieno di disegni molto minuziosi, particolari, molto colorati. Diciamo che il colore anche è un filo che conduttore di tutta la storia, perché prevalgono colori pastello, colori vivaci. In effetti abbiamo due mondi speculari, questi regni incantati in realtà sono due regni vicini, confinanti, e sono speculari perché l'uno è rosa e l'altro è verde. E quindi, come dalle illustrazioni, già dalla copertina si vede bene, uno è superficiale e l'altro invece sotterraneo. E i significati possono essere tantissimi, perché anche noi abbiamo, ognuno di noi ha un aspetto esteriore più visivo e un altro interno. Più, forse più cubo. No, va bene anche il sottofondo musicale. Non c'è sempre un sacco di domanda. Anzi, si frega di spegnere i cellulari. No, ma ci hai messo. Vi eravate messi d'accordo. Funziona tutto, cioè, che pensi? Se ne era messo d'accordo. Per continuare con il sottofondo musicale. Lo stesso volete.